durante un evento che abbiamo creato insieme per capire un po' come i professionisti stavano portando la BGE nel mondo. E durante questo evento ci siamo trovate a elaborare la prima idea che ci ha attirate a dire facciamo una ricerca insieme. E da quella giornata è cambiata l'idea, si è trasformata, e a partire dal fatto anche che per fare questa tesi abbiamo imparato a fare ricerca qualitativa, e abbiamo imparato cosa vuol dire fare ricerca qualitativa in ambito transpersonale e farla in due, per cui siamo partite un po', diciamo, dal macro per arrivare più allo specifico della padronanza del trans. E da qui ci siamo accorte che per poter andare a vedere come le altre persone vivono e sperimentano la padronanza del trans e come per loro, volevamo avere prima chiara la nostra definizione e com'era per noi padroneggiare il trans e cosa volesse dire e che anche come ce lo vivevamo proprio. Per cui abbiamo, partendo da una difficoltà che è stata quella, la proposta della nostra relatrice di scrivere un diario di bordo raccontando la nostra esperienza quotidiana, e abbiamo deciso di trascorrere dei giorni insieme in cui praticavamo e iniziavamo a sperimentare la padronanza del trans tra di noi e elaborarla, e per cui c'è tutta una parte della nostra tesi che è il diario di bordo, in cui vengono proprio descritte le esperienze che abbiamo fatto insieme. All'inizio, dopo ogni esperienza, scrivevamo un feedback, e poi ci siamo rese conto che nel leggere i feedback reciproci ci stimolava un sacco di curiosità e interesse, e quindi siamo passate a farci delle interviste a vicenda dopo le pratiche. E per arrivare un po' a elaborare la nostra definizione di padronanza del trans e dei temi che ci sembravano connessi. Sì, quindi diciamo la prima cosa essenziale di questo lavoro è proprio che il lavoro in sé è stato un grande viaggio, un grande processo di translearning, possiamo dire, in cui tra di noi si è innescato anche un livello di attenzione molto elevato su quello che stava accadendo con ciascuna di noi, e ci accorgevamo di come si intersecavano una serie di aspetti, cioè la ricerca è diventata parte integrante della nostra vita e la nostra vita è diventata parte integrante della ricerca, e questo poi si è trasformato in qualcosa di ancora più grande quando abbiamo incontrato gli intervistati, cioè quando abbiamo deciso di portare questo discorso a qualcun altro. Abbiamo pensato inizialmente che ci sarebbe interessato capire come poteva essere il fenomeno del passaggio, del cambiamento da uno stato di coscienza nel contatto con una forza a uno stato di coscienza nel contatto con un'altra forza archetipica. Poi questo processo si è trasformato, sono le varie fasi che poi hanno portato a riconoscere che era importante, prima di arrivare lì, comprendere veramente fino in fondo che cosa potesse significare fare esperienza della padronanza del trans. Quindi osservare la fenomenologia della padronanza del trans nelle vite di chi aveva fatto un percorso di formazione. E quando abbiamo cominciato a fare le interviste ci siamo accorti che anche quello era un grande giovane. Che non solo venivano fuori tante più cose di quelle che noi avevamo messo come focus iniziali, è stato naturale fin da subito sia tra di noi che poi con gli intervistati seguire un po' il flusso e quindi padroneggiare il nostro trans, diciamo. Cioè mentre noi facevamo ricerca ci accorgevamo che la padronanza del trans era essenziale per fare la stessa ricerca, non si poteva fare altrimenti, in ogni passaggio, in ogni momento, anche tra di noi quando incontravamo dei blocchi ed era necessario arrivare un dunque e capire dove si poteva andare, dove questo blocco ci avrebbe portato. Così come diceva prima Giovanna rispetto al diario, alla fine del processo col diario, per esempio, è nato un diario di bordo che ci ha appassionato tantissimo. E lì, come è stato insieme, di quelle che sono state le domande che mi hanno portato all'esterno, agli intervistati. Ora, la questione grossa che condizionava un po' tutto il lavoro era il fatto che stavamo intervistando delle persone che hanno fatto lo stesso percorso nostro,
Vi stavamo chiedendo di parlare di qualcosa che era inerente al percorso, di raccontare un'esperienza propria, perché il primo passaggio è stato raccontaci una pratica, un'esperienza che hai vissuto durante la formazione, e che per fare questo loro avrebbero potuto rischiare, così come avevamo rischiato noi nelle nostre interviste, di utilizzare i termini della teoria. Quindi diventava un processo abbastanza tautologico, cioè stiamo intervistando delle persone che hanno imparato a raccontare di se stesse attraverso un modello, e queste per forza ci porteranno un modello. Per cui abbiamo chiesto ovviamente a tutte le persone esplicitamente di cercare di raccontare con parole proprie, e questo ha subito fatto emergere anche iniziali difficoltà, no? Per cui le prime cose erano: no, vabbè, adesso come lo dico senza le parole della BTE, no? Poi in realtà si riusciva ad andare oltre. Poi su questo magari torniamo dopo. Quello che a noi piacerebbe in realtà fare oggi è un po' portarvi dentro la nostra ricerca, perché per noi è stato un viaggio e vorremmo farvi viaggiare un po' con noi. Per cui abbiamo pensato che, se abbiamo l'approvazione, vorremmo fare un'intervista per farvi capire come ci siamo mosse, soprattutto sul tema della prevalenza del trans. Quindi scegliamo una persona a caso. Quindi la prima domanda che ti facciamo è di raccontarci un processo che tu hai vissuto in tutto il tuo percorso di vita, una pratica, un'esperienza, e tu ci racconti il tuo feedback, il tuo racconto di quello che hai vissuto in questa esperienza. Ricordo i primi tempi in cui ho conosciuto, quindi capire, ero 82, quando ho cominciato a fare per le prime volte le danze che venivano proposte da questo Eliezer Mendes nella sua locazione, così la chiama, danze dell'ombardo del candomblé, e riparto tu con la danza, no? E quindi questo gioco di comprendere cosa fosse questo trans e cosa volesse dire tra in danza era diventato un trip, una fissazione, cioè danzare e dice allora sta succedendo o no? Per cui ricordo la difficoltà, appunto, quella banale, della mente di staccare, e però anche ricordo come proprio il mettere il corpo in fluidità e far andare sempre di più, entrare nel ritmo dei tamburi, quello che era, e farsi veramente portare, è stata la chiave, nel senso che a un certo punto ti trovi in questa fluidità energetica, poi l'ho chiamato, in questo senso di pienezza vuota, in questo senso di scomparsa dei confini, nel quale poi anche lì poi tutta la faccenda era se sei capace di incorporare, no? Beh, se incorpori, ok, se non incorpori, e allora sarà perché non è incorporato il caboclo, no? Ma al di là della fattuta, quindi poi c'è questa fenomenologia più difficile da definire, questo senso. Allora, il primo punto è quando vai oltre, quando sono andato oltre la mente, diciamo così, di chiedermi, ma entrando totalmente, ed è, si potrebbe immaginare negli ambozzi poi della metodologia, perché la questione è, vai dentro totalmente, se i tamburi di su, muovi ogni cielo del tuo corpo, vai, punto, no? Finché, come il fiume che entra nel mare. Dopodiché, appunto, in questa condizione qua dici, ok, va bene, adesso te ti sembra vivi una condizione di potenzialità, di possibilità così enormi che poi ti viene a fare qualche cosa di questo. E questo dipende, secondo me, dall'ambito culturale in cui sei. Lì, appunto, tutto quello che dicevo, tutto il trip era in corpo e non in corpo, l'entità, le cose. E allora la fenomenologia diventava, ok, in questa condizione di potenzialità, perché sei in questa fluidità oltre te stesso, in questi garantini, incominciare a riconoscere che cosa succede, qual è la fenomenologia che succede, no? E come ti dico, dato che lì c'era una nomenclatura, che era quella dell'incorporazione, del petto medio, del capoccio, no? La questione è diventata, si è spostata sul piano di percepire attraverso i cinque livelli, potremmo dire, attraverso quello che senti, se questa cosa avviene o no. Perché questo poi è un altro salto, quando
ho incominciato a percepire questo, è come se si è realizzato, potremmo dire, un salto di secondo ordine. Il primo è, sei separato, diventi fluido, e potremmo dire adesso non è una forza in me, che si diceva, no? Il secondo salto è quando, in questa condizione nella quale forza agisce, incomincia a riconoscere l'azione della forza nel servizio della forza. E questa forza non è più semplicemente una forza energetica, diciamo così, no? Quindi che ti mette in fluidità energetica, ma è una forza intelligente, cioè una forza che comincia a darti dei contenuti superconsci, cioè incominci che poi di albori del pensiero integrale, cioè incominci a sentire, oppure a muoverti, no? Incominci a sentire che questi movimenti non sono più, tra virgolette, semplicemente movimenti di fluidità, di liberazione egoica, cioè l'io si libera, no? E diventa, va in questo mare. Sono movimenti organizzati su un piano transpersonale, cioè il caboclo che comincia a muoverti ti muove secondo una sua fenomenologia, ti muove secondo una fenomenologia più morbida di foresta eccetera, o una fenomenologia più guerriera. E quindi il viaggio è stato quello di comprendere, di sentire, di permettersi e di riconoscere e di lasciare andare su questo secondo piano. Quindi potrei dire, questo è successo faticosamente dall'82, adesso non ricordo se poi, cioè già in quell'anno lì o in quello successivo o in quello successivo ancora, però insomma quel contesto lì è stato il contesto nel quale tutto questo processo da ma stava incorporato o no, come si fa a percepire la fluidità, a percepire la fenomenologia del campo, a diciamo così incorporare, a permettere questa forza di agire. Quindi potremmo dire che la padronanza del trans chiude diversi livelli di coscienza e qui vediamo se abbiamo le matrici, insomma, quello era gli abbozzi di quello che poi diventa attraverso questo tipo di esperienza. Sì, hai dato una tecnologia molto descrittiva, cioè molto ampia, con tanti esempi. Mi manca un po' proprio quella della padronanza del trans in sé, quindi come ti senti sui cinque livelli quando padroneggi il trans. Allora, come dico, potremmo definire una fenomenologia su cinque livelli in stadi successivi di complessità e di coscienza, di intensità. Perché il primo ti senti in questa condizione di fluidità energetica, e quindi possiamo dire che questa condizione energetica è all'interno del corpo fisico uno scioglimento, è una scomparsa, diciamo così, delle tensioni. Che diventa a livello energetico appunto un senso di pienezza vuota che va da sé, come dicono per esempio i cinesi quando fai la pratica della piccola circolazione, della grande circolazione, poi dicono che adesso è partita, ma quando fai partire in qualche modo l'energia praticando, no? E quindi energeticamente c'è quel senso di, ecco, perché c'è un flusso autonomo, potremmo dire la dinamica originaria che si mette in moto. E a livello fenomenologico il senso energetico è un senso di pienezza vuota, un senso di unità, quindi colleghiamoci a livello mentale, è l'influence, no? E quindi quella condizione nella quale lo spazio è esteso e il tempo è l'attimo eterno. A livello di coscienza, c'è questo senso di mente vuota, vedi un po', no? Ma di pienezza energetica. E quindi a livello emotivo è un grande senso di fluidità, è un grande senso di potenza anche, è un grande senso di creatività, di libertà. Ti senti mosso e partecipi a questa, sento mosso e partecipando a questa fluidità, sentendo emozioni di questo tipo, emozioni profondamente piacevoli, di pienezza, di creatività, di libertà, di potenza. Spirituale diventa appunto, quando a quel livello lì, quando cominci a percepirci come un'unità, comprendi che alla fin fine è lo spirito che sta agendo, è il campo che sta agendo, e cominci a percepire quel salto. Sul secondo livello di sensazione nei corpi è che avverto proprio questo senso di essere avvolto, è come se si creasse, volendo parlare senza scomodare gli spiriti,
si crea un campo organizzato su un piano più intenso e complesso, un abbraccio dove l'integrazione, mi chiedo, e tutti i tuoi madri mudayanta, cioè è, non è una tecnica che fa, una cosa che fai, ma avviene grazie a questo contatto con questa tua forza più di fuori, la cabocca, ti vieni, ci prendi, non si senti di fai passare questi limiti del tuo corpo, algo mai sottile, come se senti una profonda pace, armonia, eternità, falando in attaccamento e indipendenza. È come se você sente que aqui você gostaria de ficar sempre. É aí que vem o serviço. Então está na hora de. Aí vai compreender por que o ser, o transpessoal, é serviço. E você fica sentindo que essa graça vai desbordando como uma abundância. Não é que você pode decidir de ser. Di te compassione, di servire. Questo che dice che você pode também aceitar, che você está no momento, perché aceitar di ser al servizio, di aceitar a voz, che o cara aí está falando di pensione integral, ter aquela sorte di coraggio di se entregar, eu não sei o che vou dizer. Sabe, eu vou aceitar di ricevere, di stare no servizio. E aí como se fosse um diálogo entre eternidade, serviço, graça, paz, amor. Em qualquer lugar, é como se você coloca no backstage. Caboclo pra frente. E de vez em quando, o que está acontecendo aí? E che sta acontecendo? Ascolta, che ti dobbiamo far calare giù perché adesso ti chiediamo. Dobbiamo chiedergli copyright. Grazie. Sì, grazie. Adesso dobbiamo buttarti giù nella lontananza, nel senso che ci hai dato una manifestazione magistrale di un'esperienza di lontananza, e poi ci dicevi quando ero lì in quello stato in cui Ci sono, non ci sono, che cosa ti fa dire ancora lo sforzo, oggi? Fondamentalmente lo sforzo. Cioè, la cosa bella di lì è che c'era questo, quelli vibrati, quelli che erano spirituali, eccetera, era incorporato. Per cui, avendo quell'esempio lì, no? Quello che facevi con la tua mente, non era allora. Cioè, come poi diciamo. Sempre in BG, la mente è il problema, quindi non puoi risolvere con la mente. Quindi la mente, senza fare che la mente è il problema, perché però questo collegamento tra la mente, cioè i pensieri che dici ma lo sarò, ma allora aspetta che adesso cerco di muovere un po' più veloce, o cerco di seguire, aspetta, come faccio a sentire il ritmo bene, entrare in meglio dei tamburi, no? O magari guardare. Però le cose che può fare la mente a livello mentale, pensieri e strategie per ottenere un risultato. A livello fisico? A livello fisico era questo senso di non connessione, questo senso di interruzione, di disarmonia, questo senso di. È come se quando noi siamo nella felicità, le distanze nel nostro corpo scompaiono. Perché senti che no, allora aspetta, adesso devo muovere il corpo in modo fluido e devo cercare di seguire il ritmo. Adesso ti ha seguito, però anche lasciando andare il respiro e non bloccare il respiro. Però anche, no? Quindi questo senso di separatezza tra le varie parti e questo senso di utilizzare quindi una tecnica per ottenere un risultato. E per cui questa comprensione che qualsiasi tecnica usa, anche se funziona, funziona sul piano 1 o non sul piano quello lì. Ok, grazie. Tra noi agli intervistati, tra le domande che abbiamo fatto, c'è stata come tu padroneggi il trance in quotidiano, no? E ovviamente qui, per esempio, per il fatto che la BTE e l'intervistato in questo momento un po' coincidono, sai. Solo un po', te la poniamo in un momento diverso.
processo, cioè come avvenuto questo passaggio da vado lì, faccio, vedo questi che incorporano, provo a capire cosa succede a me, capisco che c'è tutta una fenomenologia che mi attrae, mi affascina, mi interessa, mi va di esplorare, a proprio tutto questo nel mio quotidiano e come io faccio, quali sono stati gli arbori, no, di questo. Dico la prima cosa che mi viene in mente, non so se è esattamente così, perché dovrei ripensare allora cosa succedeva eccetera, ma la cosa che mi è venuta in mente è, per questo che io do così importanza alle mappe della epistemologia, è cambiato il tuo modo di pensare, è cambiato il modo di dare valore alle cose, è cambiato il modo di, proprio nel quotidiano, di affrontare i problemi, dove tu, qualsiasi perché, qualsiasi strategia, qualsiasi controllo, qualsiasi, sentivo proprio il peso della mente come zavorra, e quindi si deve dire una cosa che ti aiuta nel quotidiano a cambiare la tua visione personale, da un pensiero a un osservare il pensiero della persona. Poi dopo questo diventa comportamenti, diventa scelte di vita, diventa. E certo che è avvenuto attraverso, per esempio, danzare le danze dello sciacquo. Un po' il cambiamento che ti fa stare nel quotidiano è quello lì. E quella cosa lì che ti è successa, ma soprattutto se è una grazia, un merito, karma, un'attenzione particolare che la persona stessa ha, o può succedere a tutti, una cosa dire, di salto di coscienza, di passaggio dal mondo della conoscenza alla consapevolezza, lascio tempo per controllare il fluire. Molte delle cose che ho portato sono parte di quelle che sono state dei nostri intervistati, la rilevanza, possiamo cominciare magari intanto, facciamo qualche domanda, ti diamo degli studi, diciamo, ti diamo tutti un po' per il supporto del nostro lavoro, anche questo discorso della fluidità, della connessione con le forze, del sentire che i livelli cominciano a un po' essere tutto uno. Questo discorso che deve cambiare il modo di stare nelle cose, il modo di fare esperienza quando si comincia a parlare con il quotidiano, anche il corpo, la padronanza, riportato proprio l'intervento della mente, che è centrale in tutte le interviste che abbiamo fatto, col giudizio, dare senso, esatto, la disconnessione. Abbiamo visto della mente che cambia il modo di contenuti, anche della mente cambiano, no? Cioè arrivano sempre a dei livelli un pochino più elevati, fino a quando a un certo punto si passa proprio ad una modalità emotiva della mente, non più la mente ordinaria, anzi quella lì ostacola semmai. Sì, per un altro tema centrale in tutto il lavoro è stato proprio quello del corpo, e tu sei partito proprio raccontando la pratica di movimento, strumento per padroneggiare il trance, però risulta essere anche proprio uno scenario in cui andare a vedere se sto padroneggiando o meno con tutti i suoi vissuti, e lo strumento per poi riuscire ad arrivare invece ad una condizione di padronanza, quindi attraverso il nostro corpo noi possiamo modificare il trance, diventa già una strategia. E quanto in realtà la maggior parte delle strategie che le persone che abbiamo intervistato usano nel quotidiano hanno a che fare con non fare, con lasciare, con l'osservare e fare un passo indietro, e quindi proprio quello che stavi un po' descrivendo adesso. Moltissimo il discorso della natura, che tu non hai portato una specifica parola di forze, ma la natura compare nelle interviste sia come forze che come proprio spazio nella natura, come prendersi un momento per andare nella natura, per passeggiare nella natura, muovere il corpo nella natura, o anche il discorso della naturalezza, cioè io mi accorgo che sto padroneggiando quando comincia la naturalezza, quando quel giudizio, quella mente, il giudicante smette di impedirmi di fare esperienza, perché la cosa forte è stata che la mente giudicante diventa un vero e proprio censore che ti impedisce proprio di fare l'esperienza. E ovviamente anche noi siamo arrivati alla conclusione degli stati di coscienza, e abbiamo visto come è fondamentale la lettura dell'esperienza da livelli più elevati, perché altrimenti si perde l'esperienza, se non si perde si appiattisce, e se non si appiattisce comunque non si integra e non diventa uno stadio, non diventa un portare la padronanza nel quotidiano. Quindi tutti questi temi assolutamente sono stati importantissimi nel nostro, quello che abbiamo visto, quello che ci hanno, perché la tesi poi l'abbiamo costruita insieme agli intervistati, questa è stata la magia, no? Un po' di questo lavoro, anche vedere che ogni intervista noi arrivavamo lì
E dalla prima intervista avevamo il terrore, oddio, questi ci diranno la noccia, cioè, mi stai a perdere tempo nelle ore di pausa, no? Invece poi tutti ci dicevano grazie. E anche per noi era una grande gratitudine, perché comunque imparavamo dei pezzi in più, scoprivamo dei pezzi in più, vedevamo le cose da un'altra prospettiva, venivano fuori cose tipo il trance essenziale è l'amore. Cioè, quelle robe lì che dico, vabbè, allora, qua abbiamo detto tutto. Su una cosa abbiamo trovato un punto leggermente di divergenza, in qualche modo, da, che non è proprio di divergenza, ma come è affiorato qualcosa di nuovo, che ci ha anche aperto per una possibilità, una delle varie possibilità che abbiamo individuato come continuazione del lavoro, diciamo, perché appunto siamo partite dalla vita in cuore, cioè come portare la vita nel mondo, e la conclusione è proprio come riportare tutto questo nel mondo, no? Ed è il discorso che si può, viene fuori dalle interviste, che si può padroneggiare uno stato di malessere. Cioè, non necessariamente quando io entro nella padronanza il malessere si capisce, no? Che poi in realtà a gradi diversi, in modi diversi, è stato detto anche dalla vitiena, dalle mappe, però un accento in più rispetto al fatto che non necessariamente coincide, padroneggio il caso, come dicevi poco fa, con uno stato di benessere e di scomparsa del blocco, diciamo. Forse possiamo presupporre che sono gradi diversi fino alla scomparsa del blocco, ma che ci sono gradi in cui il blocco rimane e tu puoi comunque padroneggiare, e l'esperienza di benessere che ti discende nella mente per affrontare, esatto, di stare in quella dimensione, esatto, e non solo. Lo stato di benessere nasce di per sé dal fatto che ti senti che stai padroneggiando, cioè nonostante io ho male al ginocchio, entro in contatto con questo male al ginocchio, il male al ginocchio magari non riesce a scomparire perché chissà cosa devo attraversare nella mia vita, però io comunque dal fatto stesso che sono lì in contatto con questo ginocchio già sento un senso di padronanza, e questo mi fa, certo, mi fa accedere ad un livello di benessere, sì, e di trans armonico, sì. Esatto, e sì, un'ipotesi applicativa che abbiamo fatto rispetto a questo è proprio mettere l'accento su questo confrontarlo con quello che già si sta facendo nel mondo, ad esempio col trattamento del dolore cronico, in cui ci sono già moltissimi studi e ricerche che proprio applicano la meditazione e forme di lavoro simili, e sembra che la meditazione abbia una grande efficacia in gesto. E ci piacerebbe anche capire tutti gli strumenti di BTM come potrebbero essere studiati rispetto a questo poi nella pratica, no? Quindi questo è uno degli spunti interessanti. Una domanda che ti volevo fare, che un po' non è venuta fuori, cioè in nostra intervista abbiamo parlato tantissimo anche dell'altro, no? Noi ci siamo accorti tra di noi di quanto era importante l'altro, perché abbiamo fatto una tesi in due, era fondamentale accorgersi di quanto era importante, no? In realtà un po' perché volevo collegarmi anche prima, un po' l'hai portato l'altro, nel senso del tuo guardare, sì, gli altri che incorporavano, e quindi porti un po' l'altro come possibile agguato nel tuo processo verso la padronanza, per cui se io guardo pure come vedi l'altro, oppure come vedi l'altro, l'esperienza che racconto sempre quella della testa al cuore, quando prima vedi l'altro in modo giudicante, distante e strano, e poi vedi l'altro in un modo fraterno, sorella, poi da un tempo. No, mi interessava nel quotidiano, rispetto al tuo padroneggio del trans, qual è, perché ad esempio in intervista che alcuni ci hanno raccontato di esperienze in cui l'altro è un'interferenza, alcuni in cui ci hanno raccontato anche tutte e due le cose, a volte un'interferenza, a volte un aiuto, certo, e il gruppo per esempio è comparso come aiuto, come un grande aiuto, il gruppo di lavoro terapeutico, mentre il gruppo di lavoro molto spesso è un ostacolo, no? Le persone che stanno sul livello ordinario o che vivono in una modalità ordinaria diventano l'ostacolo, no? Secondo me bisogna, o meglio, se penso alla mia esperienza, spesso l'altro è la sfida e l'opportunità, e quindi con quale finire con quale poi verificare quanto. C'è da dire che in una prima fase, o meglio, fino a che tu non sei, fino a che io non sono sufficientemente padroneggiante, ho bisogno di isolamento, ho bisogno di luoghi appunto in natura o con persone che amo, eccetera, ovviamente. E l'incontro con un ambiente ordinario mi porta via la tanto di far ricadere nel guerriero, per cui ricadere nel trans vecchio è una cosa che succede e va molto più spesso in tempo con certi ambienti, con certe persone, però c'è una
c'è una cosa rispetto all'altro che si tende a dire che come l'altro ti vive, come l'altro ti giudica, come l'altro ti guarda, è importante perché non ti cerca l'altro. È quello che ho capito finora, sì e no, nel senso che nessuno pensa mai la famosa parlanza di tanto, è quello che dentro, la sfida diventa affermare la tua individualità e la tua consapevolezza, perché quello che l'altro vede non arriva mai alla consapevolezza che tu, se hai raggiunta, riesci a vedere di te. Quindi se all'inizio del viaggio l'altro è uno specchio, che ovviamente se risponde in un modo tra virgolette negativo, vuol dire che quello è sbagliato, però a un certo punto quella cosa lì diventa una cosa, smette e diventa esattamente il contrario, nonostante quello che l'altro ti dice e crede, di credere in quello che tu vedi e senti, perché è ovvio, cioè, se sei nel mondo, se sei nella dimensione duale ed egoica, l'altro ti può essere maestro perché magari vede, tu non vedi, ma se hai la consapevolezza, l'altro non è altro di vedere tendenzialmente, molto facilmente. Poi ci sono i maestri, ci sono le situazioni, ci sono pure invece quelle parole che ti restano dentro dell'altro. Allora sì, no? Magari qualcuno, o anche per strada, qualcuno ti dice una frase. Mi ricordo, se volete, un ultimo esempio, poco tempo fa era a Ragusa e mi hanno messo, io avevo pagato giusto e mi avevano messo una multa lo stesso. Allora sono andato al centro, poi sono andato con questo, cioè, faccio ricorso, faccio qualche cosa, e quindi sono incazzato e ho detto, senti, si tengo sui soldi e sciuretto lì, infatti. Un po' di pazienza, un po' di gentilezza, no? Cioè, quella cosa lì è entrata dentro, no? Cioè, quando la cosa giusta arriva, la senti. E quindi fidati sia che se ti arriva quando ti è arrivata, ma anche che, cioè, non c'è nessuno che possa sapere più di te dove sei, quello che stai facendo. Ovviamente è un limite, perché se invece sei un altro livello, cioè, tu puoi credere di essere consapevole, non essere, è chiaro, ma quella... il fatto è che quella verifica lì non c'è al di fuori, che poi rischiare di essere presuntuoso se tu affermi contro, cioè 10% ti vedono così e tu dici non importa la storia, ci vuole una sorta di presunzione e o di fiducia nella propria sopravvivenza. Mi è solo da dire, allora nel dialogo con l'altro, quando la tua verità e la verità dell'altro si incontrano, cosa accade? Non so neanche se è il caso. Dipende dal livello dell'altro e dalla tua idea. Allora, una cosa l'ultima della, invece di tutto il del nostro lavoro, che è importante, per forse concludere un po' tutto questo discorso. Allora, noi ci siamo accorte che appunto questa difficoltà in realtà è la caratteristica delle nostre interviste. Mi piace intervistare i nostri colleghi in qualcosa di cui parliamo dello stesso linguaggio, per descrivere te stesso hai imparato a utilizzare quel linguaggio, quindi insomma di questo discorso, no? E quello che abbiamo capito con abbiamo riflettuto su questo un po' in una sorta di meta lettura della BTE, abbiamo visto che proprio il modello BTE che ti vorrebbe aiutare alla disidentificazione può portare ad un alto livello di identificazione, no? Per cui tu aderisci così tanto col modello che non riesci più a distaccartene. È stato il discorso che diciamo ci ha fatto uscire dall'impasse, è stata questa cosa della mappa del territorio, cioè tutto sommato. Sì, esatto, e quindi la BTE ci fornisce dei modelli di lettura dell'esperienza, ma la nostra esperienza non è quella. E non è bene lo spiegare, che penso sia chiaro per tutti, però quindi il territorio non corrisponde al disegno della mappa che noi abbiamo fatto, e quindi certo che usiamo quelle parole. Soprattutto se è un linguaggio che funziona, lo usi finché ti funziona, se non ti funziona più non lo usi più e ne usi un altro, ma cambiarlo perché ti sei attaccato, il problema è disidentificarti da quel linguaggio lì, non cambiarlo per un altro e poi ti attacca a quello, certo. E magari funziona di quello, cioè. Verificare se funziona come mappa del territorio e se tu sei sufficientemente distaccato da riconoscerlo come una mappa del territorio. E quindi con un tuo linguaggio è un tuo linguaggio che funziona, certo. Però allo stesso tempo diciamo che è stato previsto nella stessa BTE, alla fine la soluzione del problema, questo discorso che funziona in luogo, stai dicendo.
che poi dal nostro dedico che abbiamo usato noi in altre interviste a chiedere la definizione dei termini chiedici vengono importati, perché qualcuno ha proprio portato dei termini come farsi canale, e lì siamo entrati un po' nel vivo del come per te, che cosa vuol dire, allora mi ricordo tutto questo. E, ragazzi, io direi che possiamo